Amici dello sportello del cittadino, come vedete questa è una puntata diversa dalle altre. On the road, siamo infatti sulla litoranea ionica, ci stiamo spostando dalla marina di Lizzano verso Lido Silvana, verso Monte d'Arena e vogliamo farvi vedere le bellezze del nostro territorio. Io parlo di Taranto, ho parlato tante volte di Taranto come città della morte, Taranto città della morte marchiata Ilva, questa è la verità, ma Taranto può essere e deve essere la città della vita, sopprimendo ed eliminando, uccidendo il mostro Ilva e vivendo di risorse naturali. Guardate la bellezza delle nostre risorse, guardate così le dune che si stagliano alla vista, guardate alla mia sinistra che meraviglia, guardate questo mare, immaginate per un attimo se avessimo tanti stabilimenti balneari, tante strutture balneari, tante strutture ricettive, guardate ad ogni angolo, ad ogni passo, metro dopo metro, ma voi pensate che veramente dovremmo tenerci l'Ilva? Veramente dovremmo palpitare all'idea che il mostro possa chiudere? Veramente dovremmo aver paura che un domani un ArcelorMittal arriva a Taranto e si sente così offeso, non potrà fare i propri comodi, comodacci suoi e se ne andrà? E che se ne andasse pure ArcelorMittal o chi al suo posto. Noi abbiamo questo meraviglioso ben di Dio. Credetemi, ogni volta che cammino, che passo da queste parti, cammino o mi faccio una passeggiata o giro in macchina, veramente mi batte il cuore. Immaginate come si potrebbe davvero, veramente, arricchire il territorio. Stavo così, tornando indietro, però poi la tentazione è stata forte. Troppo bello questo panorama da vedere, queste dune, la torretta, un mare da amare, un mare da vivere. La vita è un attimo e va colta momento per momento, afferriamola. Vediamo questo splendido paesaggio, vediamo le nostre dune. Ora scendo. Beh, guardate, non ho parole. Per 10 secondi voglio stare zitto, non voglio parlare, voglio far parlare lui, il mare. Avete visto? Avete sentito la sua voce? Lui non parla, però vorrebbe vivere senza Ilva. La chiudiamo o no questa maledetta Ilva? L'uccidiamo o no questo mostro? Tanto per vivere abbiamo queste risorse. Abbiamo la Rimini del Sud. Anzi, Rimini sarebbe la Taranto del Nord. Ma noi non ce ne rendiamo conto. Sì alla vita, sì al nostro mare, no al mostro che uccide.